Buongiorno a tutti. La scelta di un libro che abbia segnato la propria esperienza di vita è sempre piuttosto difficile. Sicuramente tra i libri letti nella mia infanzia ricordo Pinocchio e Zanna Bianca. Poi nel tempo chiaramente le letture sono state prevalentemente quelle scolastiche, ma sempre accompagnate da qualche libro qua e là. Tra i libri preferiti sicuramente posso avere il Decamerone di Boccaccio, che è uno dei libri, dal mio punto di vista, più belli, se non il più bello di tutta la letteratura italiana, veramente divertente, sempre, come dire, molto attuale nelle sue sfaccettature ed è un libro consigliato per tutte le generazioni. Ma se vogliamo trovare forse il libro che ha dato un qualche cosa in più, un libro di svolta nel percorso della mia esistenza, sicuramente è L'attore della solitudine di Valerio Massimo Manfredi, acquistato casualmente durante le vacanze estive nell'estate del 1996, avevo all'epoca 16 anni, casualmente incappai nella presentazione dell'autore appunto di questo libro. Lo comprai per leggerlo durante le vacanze e per la prima volta mi trovai di fronte. Io fino a quel momento non avevo mai sentito parlare né dell'autore e neanche dei suoi romanzi che avevano comunque già un buon successo. Per la prima volta questo testo mi aprì al mondo della scoperta, del viaggio, dell'avventura, dell'archeologia collegata al viaggio, dell'archeologia collegata alla ricerca. È un romanzo intriso anche di enigmi, di elementi un pochino non immediati, per cui mi appassionò e per la prima volta appunto mi diede quello spunto che poi ho ricercato nel corso della mia esperienza di vita. Ovviamente l'esperienza, diciamo, lavorativa non è un romanzo, ma da questo spunto è partito un pochino tutto. Grazie e buona lettura a tutti.